Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station. Da Antonella Guglielmino, e sono emozionata da chi? Sei emozionata? Sì, moltissimo, guarda. Che dopo bello. Tante settimane che non ti vedo. Ma tu lo guarda, sai, i problemi sempre di salute. Sempre più rossa divento, io non so. Quindi dai, ripeti, perché si sente il tuo accento rossa. Piemontese. Sì, sempre più rossa sono, femmina del sud sono. Buonasera, dai. Ciao Franco. Allora, come stai invece? Io bene, molto bene. Malgrado ti vedo in forma. Sì, soprattutto rossa. Sono rossa anche perché sono emozionata. Abbiamo degli ospiti. Ma tu non mi chiedi dove sono no, stato, cosa ho fatto. No, non mi interessa. Tu non mi allora, chiami. Tu lo sai tu che io chiami. Sto arrivando direttamente da Milano. Che bella la mia dolce Milano. Oh, che bello. E non ho dove avuto... fanno del cioccolato buonissimo. Vedete, i nostri ospiti già stanno capendo che tu con me non puoi parlare. Cioè, nel senso che io con te non posso parlare, no. Perché mi blocchi sempre. Sempre. Ti stavo dicendo che sono tornato da Milano, sono arrivato da pochissimo e non ho avuto neanche il tempo di pranzare. Non è possibile, con gli ospiti che abbiamo non è possibile. Infatti, è questa la cosa, no? Perché? Che cosa c'è oggi? Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Sebi Sorbello, che è il presidente dell'associazione provinciale Cuoche Etnei. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. A questo punto armiamoci di fornelli, che io quello che certo. So fare meglio benissimo, è cucinare. Benissimo. Quindi evito di parlare e cucino allora, per ascolta, voi. Ascolta, sappi una cosa, che io sono definito l'uomo simmental. Quindi, cioè, questo no. Già allora, ti dà l'idea questa di cosa, chi sono. Questa okay. Cosa la dobbiamo Sebi, assolutamente cambiare. Sebi, poi vi racconto durante la trasmissione un aneddoto, veramente fantastico. Fuori, ti prego, fuori onda. Proverò a stuzzicarti con alcune cose. Con effetti speciali, ecco, dai. A far cambiare quest'uomo simmental a un uomo della terra Sicilia, no? Ci hanno tentato tanti, ti posso assicurare. Non vabbè. Ci sono riusciti, ahimè. E poi abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegnere Giuseppina Costa, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia. Basta. Buonasera. Ciao. Salve. Sono sicura di volerle dire che se vi riuscirà
portarla fuori da questa incubo che è la Simmentale, perché ci è riuscito con noi celiaci. Sì, ok. No, vabbè, ecco, già io mi sento già fuori posto in questo... Vabbè, ok. Dai, allora, siamo... sapore tondo. Facciamo... Sapore tondo. Facciamo... No, ragazzi, non vi posso dire. Facciamo una cosa, facciamo una gara oggi, cioè una sfida. Se voi riuscite a convincermi che la Simmentale è questa porcheria, no, già dalle... No, non possiamo dirlo, vero? Ma infatti perché è pubblicità, stai... Bravo. È tanta pubblicità, oggi abbiamo fatto tanta pubblicità. Ok, torniamo indietro, ricominciamo da capo. Buonasera, ok, abbiamo i nostri ospiti, adesso lascio la parola a te perché grazie. Io sto naturalmente nel mio cantuccio. Bravo, e dico silenzio. Pochissimo. Va bene, silenzio. Okay. Senti, quando nasce questa associazione? L'Associazione Provinciale Cuochi e Tennei nasce tanti anni fa, sicuramente... ci sono state grandi persone a capo di questa associazione che l'hanno portata sempre avanti. Viene ufficializzato nel 2002 con l'atto costitutivo proprio dell'associazione. Rappresenta nel territorio la Federazione Italiana Cuochi ed è l'espressione di noi cuochi sul territorio, che abbiamo qualcosa da dire, qualcosa da fare insieme, qualcosa da apprendere giornalmente insieme. Perché l'esigenza di formare l'associazione? Non è un'esigenza, è un piacere, perché l'associazione è stare insieme, crescere insieme, ci fa portare avanti un mondo che a volte scordiamo di che ci sia, quindi il mondo dell'innovazione, il mondo del resto dell'Italia e il mondo del resto del mondo, scusate. Certo, il gioco di parole. Il gioco di parole, ma è così, perché a volte quando siamo stretti solo nella nostra tradizione, solo nella nostra terra, non capiamo che fuori c'è un mondo che va avanti e a cui noi ci dobbiamo rivolgere giornalmente. Qual è questo esempio? Perché lo faccio? Perché qua c'è Giusi. Da tanti anni noi sappiamo che ci sono i celiaci. Certo. Oggi abbiamo l'esigenza non di saperlo, ma di portarlo nelle nostre cucine. Questo è il è mondo. È importante che... anche perché molte persone che soffrono di celiachia molte volte si privano, ma anche i bambini si privano di mandarli alle festicciole perché chiaramente soffrendo di questa patologia. Assolutamente sì, è riconosciuta come patologia sociale. Certo, perché certo. Proprio va ad intaccare i rapporti sociali, la tavola e convivialità, e quindi su questo punto l'Associazione Italiana Celiachia da tanti anni, da 35 anni, si batte per migliorare la nostra condizione. Ma infatti quello che penso, ma prima quando non c'era questa consapevolezza di questa malattia, cioè come si poteva vivere con tutti i nostri, diciamo moltissimi dei nostri cibi sono fatti con glutine, sono fatti con... cioè come si poteva vivere? Cioè è stata una grandissima rivoluzione nel momento in cui si è cominciato a parlare di celiachia. Infatti voi parlate di malattia e di patologia, io parlo di condizione. Certo. I miglioramenti nel settore dell'alimentazione senza glutine portano a fare perdere la natura di malattia, a portarci a vivere una condizione di serenità laddove la nostra cura è semplicemente quella di privare del glutine i nostri piatti. È una cosa complessa perché i cereali sono sempre presenti nella dieta mediterranea, certo. I cereali che noi riteniamo vietati come il grano, il kamut. Però è molto semplice se c'è consapevolezza, soprattutto però, da parte anche là, se noi analizziamo il mondo e gli alimenti esistenti nel mondo, il 99,9% sono privi naturalmente di glutine. Ah. 0,1% sono i cereali e le farine contengono glutine, ma tutto il resto degli ingredienti presenti non lo contengono. Quindi è una cosa difficile ma facile nel contempo. Ma bisogna conoscere come lavorarli, come farli. Quindi il cuoco oggi, il bravo cuoco, cosa deve conoscere per essere tale? Qual è l'ingrediente che deve avere? Allora, guarda, il bravo cuoco oggi ha diverse prerogative che deve avere sue. Innanzitutto noi non possiamo ancora permetterci di sconoscere, quella è la nostra professione, se tale la riteniamo. E cosa significa? Conoscere gli ingredienti di qualità, conoscere da cosa deriva, qual è la stagionalità di quell'ingrediente, soprattutto far sì che il cliente si sente ogni giorno coccolato e ogni giorno diversamente coccolato. Perché? Perché se io 365 giorni l'anno al mio cliente faccio trovare le stesse cose, banalizzo il mio menu, banalizzo il mio ristorante... Io non vengo, qual è il brava, qual io è il non motivo? Vengo, sicuro questo. Qual è il motivo perché tu torni da me? Il motivo è perché ti darò sempre un'emozione, perché il palato, la cucina, deve essere un'emozione. Non è ormai, grazie ai nuovi tempi, al consumismo, non è un'esigenza mangiare, soprattutto certo. Il ristorante, deve essere un'emozione. Se noi quotidianamente rendiamo che questa sia...
tale, il nostro cliente avrà il motivo per tornare da noi. Senti, fast food, slow food, le differenze? Ma fast food e slow food, le differenze sono date da perché chi? C'è qualcuno che mangia semplicemente una carne tutta scatolata e invece chi ha qualcun altro? Ma io ci riuscirò. Guarda, ci diamo appuntamento il prossimo anno. Va vediamo bene. Se ci riesco in questa mia mission. Eh? Mi fate dimagrire di 20 kg. E parlerà del suino nero dei Nebrodi e parlerà della vastella del Belice. Ma mi fate dimagrire di 20 kg? Assolutamente no, ti faremo rimanere uguali, no, uguale come vuoi tu, però con un'alimentazione sicuramente più sana. La pelle sarà sicuramente migliore. Ecco, sicuramente là. Sì. Quindi mi stai dicendo che è il fast food? Allora, il fast food e lo slow food sicuramente ci sono differenze, ma la prima differenza è fatta da chi lo interpreta. Anche un grande panino, che può essere il simbolo del fast food, può essere fatto come d'eccellenza. Certo. Se io un mese fa in una fiera di Roma presentai proprio per una trasmissione Rai, panino perfetto, un panino fatto con un gambero rosso di Mazzara, il nostro piacentino ennese, le verdure di campo e una crema di mandorla pizzuta d'avola. Pensate che sia fast food da buttare questo? No, mi sembra un piatto che forse è presentato durante una manifestazione, come si chiamava? Dall'Etna al mare. Com'era? Etna mare, quello là è un altro. Etna mare, sì, me lo ricordi per favore? Etna mare è questo piatto che nella mia mente ha sfiorato che cosa? Ha sfiorato questa idea che l'Etna dialoga tutti i giorni col mare e l'ha anche invaso, perché i faraglioni sappiamo che è un'invasione, certo, all'Etna. Allora sono degli ingredienti che hanno stretta appartenenza all'Etna anche nel mare, quindi fatto con la melacola, il fungo porcino, le verdure di campo, e come mare abbiamo messo il nostro occhio di bue, che è una delle meraviglie, lo scampo pescato nei nostri mari, è condito con una vinaigrette di olio aceto e miele di zucchero. Ne sto svenendo io, qua, no, il problema è che io ho premesso, io oggi non ho neanche pranzato. Bene, quindi okay. Allora, a un certo punto tu e Giuseppina vi incontrate. Allora, dobbiamo dire che Giuseppina, insieme ad Antonio Iacono, il nostro collega, mi hanno portato questo bellissimo libro, Celiaco, prego. Si accomodi, celiachia e turismo accessibile, a cura di Antonio Iacona e Giuseppina Costa. Mi dici quando nasce questa esigenza di scrivere questo libro e soprattutto come Sebi Sorbello insieme a Ciccio Sultano vi hanno scritto poi anche le ricette? E come Giuseppina insieme a Sebi, amici da ormai più di mezzo secolo. Purtroppo abbiamo fatto la scuola insieme. Hanno ideato in un momento, in un colloquio così informale, questo grande progetto che nell'arco di 9 mesi è venuto fuori con questo ricettario. Il celiaco ha un problema al sistema immunitario, ma non sicuramente alle papille gustative. E quindi anche noi abbiamo l'esigenza di sentire i sapori ottimi di tutti gli ingredienti di cui ci ha prima parlato Sebi. E allora, siccome l'Associazione Italiana Celiachia già dal 2000 ha costituito un network di ristoratori informati sul senza glutine, abbiamo pensato che dopo 15 anni era il momento di innalzare il livello di questi ristoratori, dunque di proporre un corso di alta specializzazione promosso dall'associazione, ma attraverso dei cuochi grandi quali Sebi Sorbello e Ciccio Sultano, per dare questo nuovo messaggio, innalzare la qualità, poiché il gusto consente di accedere a nuove culture, quindi celiachia e turismo accessibile. Ci arriveremo. No, però io voglio saltare un passaggio, nel senso, noi abbiamo parlato di grandi chef, no? Però tu sei la presidente di un'associazione che si occupa di celiachia, ma a livello quotidiano, io ho, siccome qualcuno ho conosciuto che aveva questa condizione, però dico, una cosa di cui si lamenta sempre, il trovare la materia prima, e quindi anche se oggi bene o male si trova, e i costi, che sono molto alti rispetto al cibo normale che chi non soffre di questa condizione ha. Cosa mi dice? Nel senso, come voi come associazione avete... Noi abbiamo un osservatorio che si occupa esattamente delle problematiche di disparità di prezzi di cui stai già parlando, e sicuramente in questi anni passi in avanti sono stati fatti anche in questo campo. L'associazione si occupa di diverse problematiche. Il costo degli alimenti sicuramente scemerà mano a mano che il mercato, come voi avete visto, si sta aprendo sempre più al senza glutine. Marchi che prima
non diciamo tradizionali, non normali, tradizionali ormai si sono affacciati con i pandori, i panettoni, la pasta, con dei prezzi adesso competitivi. È chiaro che chi fa senza glutine deve dedicare degli stabilimenti, deve dedicare delle filiere di produzione, quindi il prodotto è più costoso. E tornando invece al discorso appunto dei cuochi, voi avete fatto dei corsi di formazione, avete collaborato. C'è stata una sinergia. Brava, sì. Mi piace questa parola. Come dicono le persone acculturate. Certo. Avete avuto una sinergia. La formazione per un cuoco, lo chiedo a te Sebi, che tu ormai hai questa apertura, nel senso hai questa sensibilità, ma il cuoco normale, nel momento in cui si approccia con questa nuova chiamiamola, questo tipo di cucina, questo tipo di operatività, come si approccia? Ecco, se ha qualche problema, se parliamo di un cuoco, quindi che lo fa come professione, non può avere dei problemi, per due semplici motivi. Innanzitutto perché conosce l'argomento già a priori, perché certo. Un cuoco conosce le farine, conosce dove è presente il glutine, perché se no non può definirsi cuoco, assolutamente no. Secondo motivo è perché se è un'esigenza della modernità deve per forza conoscerla. Io dico sempre questo negli ultimi tempi quando presento insieme all'Associazione Italiana Celiaci: un cuoco moderno non si può definire tale e non si può definire professionista se oggi non conosce senza glutine, se no sarà un mediocre. Quindi il cuoco deve per forza, non possiamo pensare che l'attività cuoco la abbiamo imparata 20 anni fa e finisce là. Il nostro lavoro va studiato tutti i giorni come il resto dei lavori. Certo. Volevo fare presente che l'Associazione Italiana Celiachia, che vi dicevo 15 anni fa ha iniziato con i corsi di formazione base per i ristoratori per fare conoscere la celiachia, è riuscita poi ad attuare dei corsi gratuiti insieme ai SIAN che tutti gli operatori del settore alimentare possono richiedere di fare gratuitamente al SIAN. Noi facciamo moltissimi corsi, i prossimi calendari partiranno col 2015 per una formazione di base, mentre il progetto che avete davanti è una formazione di alta specializzazione. Quindi dopo aver conosciuto che cos'è il senza glutine, quali sono le corrette procedure per preparare un piatto senza glutine, possiamo parlare di cosa mettere nel piatto, la grande qualità che deve entrare in quel piatto. Quindi praticamente qua già siamo in uno stato avanzato, certo. Avanzati naturalmente per me è meglio. Senti. Sapore tondo. Siccome siamo in una radio c'è il momento musicale, andiamo ad ascoltare Giorgia con La mia stanza e poi la pubblicità. Mia stanza di Giorgia, bello, ecco, bello. Bravo. Ma parte o non parte? Parte, non ti preoccupare. Non parte. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All your paintings on nothing, they do the sound now. Arti sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Bye.
Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP con Sebi Sorbello e Giusy Costa. Davvero? E Franco Liotta, che arrivò da Milano. Da senza pranzare. Senza pranzare, ormai. Stiamo parlando di cibo. Ah sì? Sì, sembra proprio così. Senti. Sì, dai, ascolta, no, invece, dai, dimmi. No, non ci dobbiamo accavallare. Ma sai che oggi... questo senza pranzare, parlare di cibo è esatto. Perché certo. Quando tu hai fame recepisci meglio il cibo, certo. Infatti lui lo vede attento. Sì, molto, certo. Molto attento. Sì, perché se sei sazio, parli di cibo, ma così. No, ma infatti poi fuori onda parlavamo, possiamo dire, parlavamo anche di tuoi colleghi, dove noi abbiamo fatto anche... Non erano suoi colleghi, ricordi male? Va bene, ecco. Non abbiamo capito nulla. Quella sera io non c'ero. No, okay, poi racconterò che cos'è, ma non è che era quel suo collega. Abbiamo fatto. Non era il tuo collega. Vabbè, che lo possiamo dire, dai. Hai capito? Abbiamo fatto parte di una giuria di merito, sì? Su dei giovani blogger che si occupavano di cucina, quindi erano dei cuochi. Diciamo in casa, però che avevano dei blog, quindi erano. E noi abbiamo fatto parte della giuria, giornalisti. E naturalmente la mia competenza è riconosciuta. E sapore quindi... sapore tondo, ancora vorrei dire che perché mi ricorda molto gli assaggiatori dei vini, no? I sommelier che parlano solo appunto. Che stava assaggiando un piatto quindi non c'entrava allora, che cosa fanno? Cioè fanno il gusto sopraffino, un po' chiuso, un po' di qua e un po' di là. Io ogni tanto gli dico c'è anche il sapore del vino. Bravissimo. No, sotto bosco, sopra bosco. Esatto. La primavera, l'odore della primavera, perfetto. E io ho fatto un po' così. Qualcuno si è messo a ridere, qualcuno mi ha preso sul serio, però poi alla fine abbiamo fatto abbiamo dato i nostri giudizi. Infatti. Ok, questo era il concetto base. Io invece ti volevo chiedere, Sebi, quanto è importante oggi cucinare con risorse prime buone? Per buone intendo quelle stagionali, non di serra. Giusy sta facendo così. No, è la prima essenza del nostro lavoro. Perché i nostri piatti sono fatti da materie prime e quindi se le materie prime non sono buone, per quanto tu puoi essere bravo, per quanto puoi saperne, non può rendere il piatto al 100%. Un buon risotto col dado? E cos'è? Me lo fai un buon risotto col dado? Non conosco questa parola che dici. C'è Franco che ha alzato la mano! È una delle poche cose che so fare, i tortellini in brodo col dado. Io continuo a non capire questa parola, forse ho studiato poco a scuola, ma cosa vuol dire? Vabbè, perché ti farò un corso di cucina. Fatto che lui non utilizza dado significa che non mette a rischio un celiaco, perché in un dado non sappiamo cosa c'è, ma dentro un buon bruno di carne siamo sicuri che c'è carne. Io certo. Sicuramente penso che non metta a rischio il celiaco, ma prima di tutto penso che è giusto dare delle buone cose ai miei clienti. Io non proporrò mai un dado nelle mie pietanze, prima di tutto perché non è identificativo della mia cucina, ma secondariamente perché non lo vedo un prodotto sano e non lo vedo un prodotto che dia anche quella territorialità. Io dico che è una cucina di un territorio, è una cucina di uno chef, è bellissima e diventa professionale quando il tuo cliente la riconosce a occhi chiusi. Se tu vendi un cliente, fa mangiare un piatto e riconosce che è del territorio Sicilia, che è tuo, hai fatto bingo, là hai fatto veramente una vera cucina. Ma ci sono clienti che hanno questa capacità di... Sì, celiaci. Perché sono assolutamente, sono assolutamente più attenti a quello che mangiano. Dobbiamo capire che il celiaco deve essere visto non come l'extraterrestre al quale puoi dare qualsiasi cosa, ma una persona che anzi è molto più attenta a ciò che metti in bocca, molto più sensibile. Pertanto sentiamo bene il sapore dei capperi e magari non riconosciamo il glutammato dell'Etna. Certo, ci sono clienti che sono attenti, che sono abituati ai gusti. C'è anche da dire, non è che possiamo nascondere il mondo. Se un cliente va da un grande chef, già c'è
una base di mettersi quasi sotto lo chef, quindi per forza deve dire che è buono, per forza deve lodarlo. Anche questo fa parte del nostro mondo, no? Certo. Minuto che ci nascondiamo. Certo. È più difficile criticare un grande chef che criticare uno chef. Non lo so, sai. No, dipende dal palato. Sì, dipende però, dal palato. Però avviene, no? Certo. Avviene questa soggezione data certo. da una persona. Ecco, questo sicuramente. Sì. Questo sì. Però i clienti attenti ci sono, i clienti che sanno riconoscere i prodotti, i clienti che li vanno a ricercare perché sono abituati quotidianamente, perché poi viene un allenamento del palato. No? Certo. Però una cosa mi chiedo, che chiedo ogni volta che noi abbiamo ospiti in questo campo, cioè esperti in questo campo, ma tutte quelle trasmissioni che stanno facendo oggi, vabbè, lo sappiamo tutti, li conosciamo, MasterChef e compagnia certo. bella, ma questa cosa per quanto riguarda il mondo della cucina in sé, è un aspetto positivo o negativo? E poi oltretutto, in questo caso dei celiachi, celiaci, scusami, perdona. In questo non c'è mai stato qualcosa, o non lo so, forse io non li seguo, però dico, per esempio, una trasmissione legata a una cucina legata al mondo della celiachia. Secondo voi potrebbe andare? La cucina senza glutine è una cucina per tutti, in questo caso, a parte che non si è intollerante al latte. Probabilmente non c'è ancora il target, non sono pronti. Ma guarda, sulle trasmissioni televisive ancora il senza glutine secondo me non è stato affrontato perché non è recepito dal 100% delle persone. E quindi sapete benissimo che la televisione vuole rivolgersi quanto di più al grande pubblico. Sulla prima tua domanda, fa bene alla cucina, fa male? Io sono un positivista nella mia vita a priori e dico che purché se ne parli in ogni caso è bene. È sempre un successo. E quindi sicuramente ha portato più pubblico, ha portato più a parlare della cucina, allora va benissimo. Ma anche più allievi, penso. Senza dubbio, le scuole alberghiere in questo momento sono le scuole più richieste, hanno veramente migliaia di alunni e migliaia di richieste in tutta Italia, quindi sicuramente la televisione anche in questo ha fatto la sua, no? Senti, ma facendo un excursus in tutta Italia, la Sicilia, escludendo la Sicilia che è la nostra terra, quindi il massimo del palato e del gusto, quale altra regione italiana ti dà lo stesso gusto di quella siciliana? Comunque si avvicina. Ma io guarda, amo la Puglia e amo la Campania, sono due regioni che si avvicinano alla nostra cucina, sono fatte di cucina mediterranea, di cucina vera, con i nostri sapori fatti di profumi e colori. Sposo la tua tesi in pieno, però io ci aggiungo pure l'Emilia-Romagna. Brava, una sfoglia. L'Emilia-Romagna. Sì, senza dubbio, la classifica sarebbe anche lunga da fare, e su questo l'Italia, per questo, è unica al mondo, di che se ne dica, della cucina francese, della cucina orientale. No, io parlo dell'Italia, sì, noi parliamo d'Italia, inutile. Quindi ogni regione ha grandi prerogative. Ma infatti io mi ricollego a questo, vedi, oggi abbiamo veramente questi assist anche. Allora, voi avete fatto, io parlo con Giusi, voi avete fatto, presentato tu con il collega Antonio Iacona, avete presentato un ricettario che si chiama celiaco, prego si accomodi, celiachia e turismo accessibile. Ecco, che è praticamente questo, ok? Però dico, a parte il ricettario, mi pare che ci sia stato anche qualcosa all'interno di un convegno, qualcosa, no? C'è stata una fiera. Abbiamo presentato all'interno della fiera Food and Wine che si è conclusa il giorno 1 dicembre. Perfetto. È iniziata il giorno 28, se non 29. 29 con la presentazione anche del libro. E infatti si è conclusa con il giorno 1. Brava. Sei molto. Io aggiungerei che non sia ancora conclusa perché se ne parla a Catania tutti i giorni e questo per me è una cosa bellissima. Expo Food & Wine continua a essere quasi aperta perché tutti i giorni ancora si parla di questa bellissima esperienza fatta a Catania. Sono d'accordo. Con AIC protagonista. Senza dubbio. Allora, cioè, dico, mi piace il connubio, appunto, celiachia intesa come condizione e turismo accessibile invece come qualcosa che è più possibile aperto a tutti. Quindi cosa ne è venuto fuori? È venuto fuori che per conoscere una cultura bisogna conoscerne i saperi e i sapori. Le grandi tradizioni si proprio passano dai sapori, dai gusti, dalla cucina. Chiunque vuole andare a visitare una regione si fermerà a pranzo, a cena, a colazione e conoscerà i gusti di quella regione. Pertanto non è possibile pensare il turismo senza la possibilità di accedere ai piatti di una terra.
E la prima frase sicuramente è quella che ogni celiaco vuole sentirsi dire quando entra in un ristorante: celiaco, non celiaco, vabbè qua non c'è niente, no, celiaco. Perché capita prego, ancora? Capita ancora. Se i nostri... Mi sembra che là fuori si deve mettere un adesivo gluten free, una cosa simile, gluten free, no, in tutti i locali. Allora, momentaneamente il nostro logo, che è il logo Spiga Barrata, è un logo di prodotto. Sì. Se si appartiene al nostro network, abbiamo un simbolo che è alimentazione fuori casa, molto simile a quello sì, in copertina, con un piatto con coltello e forchetta, dove all'interno c'è una Spiga Barrata. Questo può essere utilizzato se si appartiene al nostro network, quindi chi vuole essere basta che si informi con la nostra associazione. Cioè bisogna che abbia determinate caratteristiche per poter annettere. Bisogna che sottoscriva un protocollo d'intesa con l'associazione nel quale si impegna a rispettare delle regole precise al di là di quelle che sono le regole normative, che sono anche delle regole che stanno al di fuori dal piatto, che sono, ne abbiamo già parlato con Sebi, no? La maniera di accogliere la persona, di garantire la riconoscibilità del piatto. È un cliente piatto a tutti gli effetti, per quindi tale deve essere accolto come un altro cliente. Ah beh, certo, noi abbiamo coniato uno slogan. Ragazzi, con lo è, ecco. Lo è un altro, certo, cioè un cliente magari che ha delle esigenze, certo, diverse. Ecco, quando ti arriva il cliente che non mangia formaggio, scusate, è uguale, assolutamente. Non cambia assolutamente nulla. Sì, infatti noi con Giuse abbiamo coniato uno slogan proprio che il celiaco bisogna togliere il glutine, non le opportunità. Infatti, quindi, dai, questa è bella. Assolutamente. Mi piace questa cosa. In merito al turismo accessibile, io dico solo una cosa vorrei aggiungere. Turismo è fatto, quando si torna da un viaggio cosa si chiede? Cosa hai visto? Come sei stato? Se ti sei arrivato? Come hai mangiato? E quindi noi in Sicilia abbiamo tutte queste cartelle. No, allora in Sicilia si chiederà come hai mangiato, cosa hai visto e chi hai incontrato. Quando... Altrimenti voglio il 30% di sconto sul viaggio. Come allora facciamo una cosa, mettiamo una... Voi dite che se in Sicilia, nelle vostre... non si mangia come dovrebbe essere, fate uno sconto del 70%, dai, ditelo qua. Allora, in Sicilia se non si mangia come non si deve pagare, si deve rifiutare di pagare, ecco, perché è la terra del grande mangiare, quindi quando non ci sono bene, ci si deve rifiutare. E anche da bere, scusami. Le due cose sono correlate, sono come dici tu. Assolutamente sì, però i gusti, quanti sono? Cinque. Cioè i gusti, scusi, i sensi, quanti sono? Cinque. C'è il gusto? C'è? Il tatto, la vista, l'udito e l'odorato. Bravo. L'olfatto. L'olfatto. Tutti coinvolti a pieno titolo quando si sta davanti di un sono piatto, vero Sammy? No, questa è tutta una cosa... Ci stiamo arrivando. E quindi praticamente se tu sei lontano... Dagli occhi andiamo ad ascoltare il brano musicale e poi la pubblicità. A dopo. Gianna Nannini. Andiamo. La cover di Gianna Nannini. Hello? Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi,
materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. E nuovamente in studio con Sebi Sorbello e Giusy Costa. Qui io sto ingrassando solo con i discorsi che stiamo facendo. Io adesso dall'uomo scatoletta sono diventato l'uomo frutta per ora. Abbiamo fatto un passo avanti, ragazzi. Non so se mi spiego. Comunque io sono un grande consumatore di frutta in generale. Solo l'ananas non sopporto, ma perché quando ero piccolo ne ho mangiato talmente tanto. Per il resto la frutta, qualsiasi frutta per me va bene. Hai visto? Che saggia cosa. Questa saggia, è una cosa buona, saggia, vero? Saggia. Ma sai, la cucina mediterranea ci insegna questo, no? Che la frutta, la verdura, l'olex vergine d'oliva sono alimenti importanti, sia per nutrirsi ma per nutrirsi bene. Quindi sappiamo anche che la frutta, per il raffreddore di questo periodo, aiuta in tante cose. Quindi consumare frutta è saggio. Sì, ma allora spiegatemi una cosa. Perché noi parliamo della cucina mediterranea come qualcosa di fantastico, ok? Sì. Come qualcosa di sano e così via. Ma perché i più obesi siamo noi rispetto ai paesi, per esempio, del Nord Europa, della Francia, dove tu è difficile che vedi persone in sovrappeso? Perché non è l'obesità o essere lungilinea non è data solo da una corretta alimentazione, ma gli italiani siamo il popolo che si muove di meno. Quindi facciamo poco sport, camminiamo Scusate, poco. Posso dimmi. Prendere parola? Allora, io non sono d'accordo con questa cosa, perché quando io sono andata per la prima volta negli Stati Uniti, sono scesa dall'aereo, cioè proprio mi trovavo all'aeroporto, al Kennedy, ho detto, mia mia, io sono una silhouette, perché là ho visto una quantità di obesi pazzesco, quindi non è solo un problema del popolo italiano. Le taglie forti nascono negli Stati Uniti, no? Io sconvolta, perché ho detto vabbè, allora io sono silhouette, cioè ragazzi, vengo a vivere qua. Lì c'è un problema proprio di cultura nel cibo, cioè non c'è cultura, e quindi è chiaro che ti sei dato una risposta. Stiamo perdendo la nostra cultura sulla dieta mediterranea. Quindi chi è che fa una dieta mediterranea oggi? Chi mangia pasta e legumi e invece di mangiare correttamente mangio 6 volte la settimana carne? Questa non è dieta mediterranea. Anche perché diceva che il nostro testo presenta anche uno studio sui valori nutrizionali presenti nelle ricette, perché evidenziamo quanto sia importante fare una corretta alimentazione e rispettare comunque la piramide alimentare al di là del fatto di essere celiaci o meno. Certo, questo è fondamentale, sono d'accordo, perché ad esempio mangiare, come hai detto tu, legumi è fondamentale nella dieta, soprattutto io parlo, c'ho il bambino di 6 anni, per un bambino di 6 anni è fondamentale. No, ma poi il discorso della carne, per esempio, io sentivo l'altro giorno, non so se è vero o meno, che nella natura dell'uomo la carne non dovrebbe essere inserita nel... Io sono contro natura, adoro tanto la carne, sì, così come il pesce. Però sentivo questa cosa, cioè che è quasi una cosa forzata, non è appunto nella natura dell'uomo. E quindi mangiare 6 giorni alla settimana carne sicuramente non è dieta mediterranea. No, è sbagliato abusare di qualsiasi alimento. Certo. Perché la giusta nutrizione deve essere fatta in maniera equilibrata. Certo. Rispettando la piramide alimentare. Sono d'accordo. Il vertice è fatto purtroppo solo da pochissimi dolci e la base da tanta verdura. Lo so. E anche alcuni mettono giù le scarpe da tennis, quindi è il movimento. No, il movimento è fondamentale. Da mangiare da tennis. Uno dei simboli della dieta mediterranea è l'olio extravergine d'oliva. Sappiamo che ha 900 calorie ogni 100 grammi, quindi se tu ne mangi 200 grammi al giorno, ma devi poi smaltirlo. Cioè, quindi la dieta mediterranea sì ha una valenza, ma se tu mangi e poi non ti muovi, per quanto possa essere la cucina sana e la dieta sana, non sarai sempre
soggetto a ingrassare. Io ballo tango, per cui non c'è problema. Tu balli il tango, niente. Senti, io qua sono rapita, il mio sguardo è rapito da questa buonissima ricetta con chiglioni, con ricotta, cernia e coriandoli d'ortaggi su fonduta di piacentino ennese e tartufo. Io mi chiedo, ma il tartufo non è proprio della regione Piemonte? Il tartufo è presente in tante parti d'Italia, c'è in Basilicata, c'è in Molise, c'è anche in Sicilia, ma poi questa, diciamo, forma mentis che esistono solo i prodotti della nostra regione non è neanche quella per forza esatta, perché io, credete che in Sicilia non dovrei mai far mangiare un buon tartufo ad alba ai miei clienti? Perché? No, no, assolutamente. Allora, la tesi giusta sul chilometro zero, se così vogliamo continuare a chiamarlo, è che se io ho il prodotto migliore nella mia regione, sicuramente non dovrei usare quello di altri. Sicuramente il pomodoro in Sicilia non ho dove comprarlo, se no dalle nostre meraviglie siciliane. Un piatto tuo porco suino maiale, me lo dici per favore? Ci rendi dotti. Cosa? Sai come tutte le persone che poi entrano troppo nel proprio lavoro si inizia a diventare un po' folli. Uno dei miei piatti di quest'anno si chiama porco suino maiale. Quindi stai parlando con uno che fa collezioni di porcellini con oltre 400 pezzi. Mi trovi. Non è altro che la rappresentazione del nostro suino nero de Nebrodi in tre modi, in tre cotture diverse con tre tagli differenti. Usiamo la costoletta, usiamo la buonissima pancia fatta croccante a bassa temperatura e una bruschetta fatta col filetto di suino nero de Nebrodi. Vari abbinamenti, una confettura di castagne rum, una salsa alle erbe fine, diciamo, e poi questi sono i vari abbinamenti. Tutti ingredienti naturalmente privi di glutine. Io ho mangiato il piatto squisito peraltro, e vi posso dire che è semplicemente l'attenzione nel preparare il piatto che mi garantisce la possibilità di farlo. Certo. Non vedo perché mi devo privare io di questo piacere. Scusami, Giuseppina, ma questo libro, Celiaco, prego, si accomodi, Celiachia e Turismo Accessibile, dove si può trovare? Presso l'associazione. È sufficiente per i nostri nuovi soci farsi presentare ad un vecchio socio, lo riceveranno insieme a un guantone da cucina in regalo, anche il socio che lo presenta. Poi lo abbiamo distribuito, perché noi non siamo una casa editrice, a coloro i quali erano presenti alla presentazione. Abbiamo fatto oltre 2000 copie. E per contattare la tua associazione che cosa bisogna, cioè dove bisogna andare? Sicuramente la cosa più semplice è andare sul sito www.aicsicilia.it e lì troverete la pagina con tutti i contatti della sede regionale, nonché dei referenti che trovate sulle singole province. Mentre chi si vuole affiliare all'associazione provinciale Cuochi Etnei, non mi guardare così, dai! No, perché ragazzi, ci fa piacere, ma l'associazione è chiusa, è apertissima. Ma ho quasi paura nell'aumentare i soci, perché oggi quanti siete? Siamo 505, siamo la terza associazione in Italia. 505 l'associazione di Catania, solo a Catania. A livello nazionale siamo in 20.000 i cuochi iscritti alla Federazione Italiana Cuochi, ma oggi l'associazione di Catania numericamente è diventata la terza d'Italia. Scusami, ma essere presidente di 505 persone, che significa? Il mio sguardo significa avere circa 10.000 telefonate l'anno, perché un socio ti chiama almeno 4 volte, 5 volte. E quindi, per carità, ci fa piacere averne altre. www.cuochietenei.com è il nostro sito, e assocuochetenei@tiscali.it la nostra mail, dove rispondiamo quotidianamente a tutti. Anche io posso fare dei numeri? 2005 soci a livello solo una cosa regionale. Poco fa se vi diceva che 2005 a livello regionale, 65.000 a livello nazionale. Acci picchia. Alla faccia. Sono tanti, sono tanti. Poco fa se vi diceva che ha lavorato 365 giorni l'anno. Sì. No, e non 363, ma 365, quindi lo possiamo capire. Se dicevo che concludendo il 31 dicembre e lavorando da qua al 31 dicembre tutti i giorni, quest'anno ho fatto 365 giorni lavorativi e la mia giornata media lavorativa va dalle 14 alle 16 ore al giorno. Bene, io ho detto soltanto ti auguro che hai guadagnato quanto hai lavorato. Giusto. In stima sì, in soldi non lo so. Scusate, allora noi adesso stiamo chiudendo questa bella trasmissione, adesso sono arrivato all'uomo pasta, per cui no, ogni tanto autocelebriamoci. Allora dovete sapere che venerdì 19 dicembre al Museo Civico del Castello Ursino, la nostra direttora qui presente, Antonella Guglielmino, presenterà
insieme all'autore Paolo Sidoti il libro Pietra Lavica. E quindi allora tutti dovremo andare al Museo Civico del Castello Ursino venerdì 19 dicembre del 2014 alle 17:30. Si è emozionato il mio collaboratore caro. Sì, esatto. Pietra Lavica di Paolo Sidoti e l'intervisterà la nostra Antonella Guglielmino. Grazie, sono diventata ancora più rossa. Okay. Grazie a Sevi Sorbello di essere stato qui con noi. Grazie a Giuseppina Costa. Grazie. Buongiorno con voi venerdì. Buon appetito. Grazie. Volevo salutare e ringraziare la casetta Pua. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414.